Mi chiamo Sara Giacomo e sono il presidente del consorzio BioPiace. Il consorzio che raggruppa 70-80 produttori biologici della provincia di Piacenza, di tutte le filiere, quindi dall'ortofrutta ai latticini, ai salumi, alle carni, al miele, alla pasta, alle farine. Beh, ruotano molti lavoratori, sia alcuni dipendenti diretti, ma soprattutto moltissime aziende che lavorano per conto del consorzio, facendo trasformazione, trasporti, magazzini, raccolta di materie prime, e naturalmente i nostri 70-80 soci che senza la realtà del consorzio BioPiace probabilmente avrebbero già smesso la loro attività in un'area difficile come quella della collina e della montagna di Piacenza. Stava succedendo quello che succedeva un po' dappertutto in Italia, in zone in cui c'è collina e montagna. Già è difficile fare agricoltura in pianura, figuriamoci in queste zone. Noi siamo riusciti con il consorzio a ridare valore alle materie prime, siamo riusciti a caratterizzare le nostre produzioni come produzioni che provenivano da un luogo specifico e quindi con delle qualità e con dei componenti di valore aggiunto proprio del nostro territorio, proprio di quelle che sono le nostre tradizioni culturali ed enogastronomiche. Siamo riusciti a concentrare in un unico punto vendita tutte quelle, le principali produzioni dei soci, quindi abbiamo portato direttamente le carni, i formaggi, grana padano compreso, burro, pasta, farine, salumi, ortofrutta, tutta l'ortofrutta del territorio e poi tutte le altre cose che magari sto dimenticando ma che sono presenti sugli scaffali. Riusciamo in questo modo a recuperare un bel pezzo di valore aggiunto che se ne va di solito con le speculazioni o con i vari passaggi da produttore a grossista, eccetera, eccetera. Per il consumatore sicuramente la certezza di avere un prodotto controllato, sano e freschissimo, perché i nostri prodotti fanno 15, 20, 30 km al massimo, quindi 5-6 ore al massimo prima di arrivare sullo scaffale. Col diretti per noi ha rappresentato e rappresenta tuttora la possibilità concreta di avere un'organizzazione alle spalle che comunque ci supporta in qualsiasi momento e soprattutto ci fornisce spesso anche le basi anche culturali per procedere proprio nell'innovazione dell'azienda. Non dimentichiamoci che alcune parole d'ordine di Coldiretti sono in questo momento sicuramente una delle battaglie più innovative a livello sociale e anche alcune delle trasformazioni commerciali più importanti che stanno avvenendo in Italia in questo momento. Dunque, il servizio delle mense scolastiche è un servizio che abbiamo realizzato insieme a Coldiretti e alla provincia di Piacenza, partendo da far inserire nei capitolati delle mense scolastiche piacentine i prodotti del territorio, i prodotti biologici del territorio. Questo ha permesso alle aziende di ristorazione che hanno partecipato agli appalti di andare a vincere questi appalti e da noi di portare sulle mense scolastiche di 24 comuni della provincia di Piacenza, compreso il capoluogo, i prodotti delle nostre terre. Questo ci ha permesso di svilupparsi, oltre che nel territorio piacentino, tramite la ristorazione scolastica anche in altri comuni, tipo del parmigiano, modenese e anche qualche prodotto che sta andando a Roma, e quindi di far conoscere ancora meglio i nostri prodotti.